Per migliaia di studenti delle scuole superiori è iniziato il countdown definitivo che li porterà davanti ai commissari dell'esame di maturità e a sostenere la prova finale della loro carriera scolastica. Mancano infatti 100 giorni all'esame di maturità 2016. In Abruzzo, oltre 8.000 studenti hanno scelto di prendere parte all'appuntamento, giunto alla 36esima edizione, al Santuario di San Gabriele. Anche quest'anno hanno partecipato alla preghiera, alle confessioni, alla messa e ovviamente alla benedizione delle penne. Intanto vediamo cosa avete scritto sulle maglie. Sei a memoria? Masci cazzi degli esami, il 14 di marzo torneremo vittorini con qualcosa di Benedetto Trionfanti sui cavalli. In onore dei nostri professori. Che sono questi nomi in rosso. Scritti in rosso. Il voto che vi aspettate? Ma io spero su 75, 80. Un po' di più, sul 90 dai, 80-90. Dai. 40 religiosi passionisti sono stati a disposizione degli studenti per tutta la giornata, che rispetto agli ultimi 2 anni è stata vissuta con grande serenità. Il 100 giorni di esame è un appuntamento particolare, unico in Italia, perché che abbia uno sfondo anche religioso, in cui i giovani vengono a San Gabriele spontaneamente, liberamente, nessuno li costringe neanche a entrare in chiesa, è particolare. Quindi noi siamo contenti di questa tradizione che si va avanti. Sono contento che come loro sono disposti a vivere questa giornata. Quest'anno abbiamo scelto come slogan anche della giornata: dona la vita come San Gabriele, come San Gabriele dona la tua vita. E in modo particolare dona la tua vita all'interno della misericordia del Padre. Perché quest'anno abbiamo voluto ricordare ai ragazzi che il Papa Francesco ci ha indicato di vivere il giubileo della misericordia, e perché non ricordarlo anche a loro? Come ogni anno, per evitare incidenti e preservare la sicurezza dei ragazzi, le autorità locali hanno messo a punto un piano antidroga e alcol con controlli e presidi su tutta l'area. Presenti quest'anno anche 3 unità cinofile. 60 conti fatti, ne usciremo soddisfatti. Sì. Sì. Come ti senti per gli esami? Ah, carico. Questo giorno come lo stai vivendo? È molto felice che almeno ci siamo arrivati a questo giorno. C'è sempre un po' d'ansia pre-esame, però è una cosa tranquilla, dai. Lo supereremo, siamo piano, ottimisti. Piano, sì, dai. Siamo prontissime, sì. Siamo nate pronte. Avete fatto già la benedizione delle penne? Certo. Sì, ovviamente, quella. Sei pronto? Sì, sono prontissimo. Le magliette cosa avete scritto? Spiega tu. Vediamo se si capisce. Lei ha capito che cosa c'è scritto? Questi esami ci mettono F fratto S. Pressione. Forza su superficie, pressione. Ok, poi io non la leggo però. Così tanto berremo che a dell'hospital finiremo. Legge dell'hospital. Quindi all'ospedale. Cioè finiamo all'ospedale. 2 teoremi di matematica. 100 giorni sono tanti, ma l'esame che li canti. E dietro, maturi domani, maturanti mai. Rio e so carino, la 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 la. Se ce l'ha nel terzino, la 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 la. Allora in bocca al lupo!